zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Sta registrando, sì, spero sia che sta registrando. Allora, nuovo video vlog barra chiacchiericcio. Sì, lo so, sono sempre gli stessi, mie ragazze. Preferisco fare questi video così, chiacchierici, e poi ne faccio un altro, prometto, diverso. Allora, stavo parlando prima, ma senza sapere che stavo registrando dall'altra parte del telefono. Quindi ho registrato, ovvero, quel profilo che dà del frontale e si vedeva di propria cosa la telecamera girata verso la ring light, invece deve essere girata verso di me, non nel frontale, nel posteriore, ovvero nel posteriore della telecamera del telefono. Quindi eccomi qua, finalmente sto registrando, io non so se manco mi vedo, boh, vabbè. Eccomi qua, ora mi dovreste vedere, perlomeno, sì. Mi vedete? Sì, mi vedete. Ok, niente ragazze, quindi ho tolto la custodia del telefono perché sennò non si vede niente. Il prossimo video farò What's in my bag, perché ho cambiato borsa. Ovviamente non porto il beauty, perché tanto il beauty lo porto nelle occasioni meno fastidiose, tipo se devo andare a Maddalena lo porto una volta di tanto in tanto, quando devo andare alla dottoressa. Quindi non vado sempre, però quando vado mi porto il beauty. E la borsa non ve la faccio vedere adesso, perché sennò non mi guardate tutto il video. Quindi ve lo faccio vedere direttamente in What's My Bag. Quindi stay tuned per vedere What's My Bag. Allora, questo sarà breve, se su questo video, non lo so. Però volevo farvi vedere che, volevo dirvi anzi, che praticamente oggi sono stata quasi tutto il giorno a casa, ma poi tutto il giorno mi sono fatta la mia colazione con il mio solito caffeuccio, sempre proprio la busta, vabbè, caffeuccio, cos'altro, vabbè, il tè, le mie solite medicine che prendo per il dente, perché il dente poi tra poco devo andare a togliere tutte le radici, e poi cos'altro, grazie perché mi avete fatto gli auguri per le ottime guarigioni, crepi il lupo, grazie. Perché non avete in bocca al lupo, grazie, le ricette di Anna, in bocca al lupo a me, ma soprattutto crepi il lupo, come appena detto, scusate gioco di parole, ma grazie davvero di cuore, un bacio. Quindi e vi abbraccio fortemente. Allora, basta con le smancerie, vado alle ciance, ciance le bande. Cosa volevo dirvi, che oggi sono stata l'anestetista, che avevo un posto libero, perché non so, forse qualcuno ci aveva pensato, può essere, perché sì, vedete in pigiama in camera mia, perché ho preferito stare in pigiama dopo che mi sono ritornata, insomma, tra le 9 e le 10 del mattino, le 10 e mezza del mattino, sono andata dalla mia estetista a farmi la mia ceretta, cioè gambe, tutto il corpo, via, gambe e viso. Non si è preso neanche tanto, perché vabbè, non posso dire il prezzo perché ogni estetista, ti ribadisco, è diversa l'uno dall'altro estetista, quindi non so quanto le vostre estetiste nella Lombardia o in ogni zona della Sardegna si prendono il, come dire, si prendono, come si dice, quanto si prende, quindi non ne ho idea, quindi io non posso dire il prezzo, non perché non voglio, ma perché non mi va di dire cavolate o magari di una cosa che può essere privacy per me, privacy, privacy, una cosa privata, quindi va un po' a zone, va il prezzo delle estetiste, cioè non a zone, dico a zone di città in città, in paese, quindi non è che posso dire il prezzo così, magari lo potrò dire, ma non mi interessa dirlo, e quindi va bene così, no, vabbè, però siccome che non so se la mia estetista vuole che dico quanto pago io, quindi... E per evitare storie, perché non so storie, ma c'è anche ragione se non vuole, perché sono cose private, quindi preferisco non dirlo. Comunque, non si prende neanche tanto,
A me va bene così. Comunque, non ho speso neanche tanto, ma neanche poco. Una via di mezzo, insomma, mi hai fatto un bel lavoretto e io sono soddisfatta. Niente, quindi, anzi, la saluto, santo. Un bacio, ciao Lara, ciao. Niente, e un abbraccio forte di cuore, niente. Io non so perché non mi vedo bene, boh, vabbè, non lo so. Ma mi si vede? Sì, come si vede? No, perché prima ho registrato sto video che, sì, lo so, avete capito, quindi non te lo ripeto. Cosa ho mangiato oggi? Non può interessare, ma ve lo dico lo stesso. Un pesce che non mi ricordo manco come cavolo si chiama, no? Non è né l'orata, né il polpo, né l'ostriche, perché tanto sono care le ostriche, vabbè. Ho mangiato un pesce, non è neanche sushi, è un pesce, ribadisco, non è sushi, è un pesce dentro una confezione da 4 o 6 pesciolini. No, non è fritto, è un tipo di pesce impanato, che non mi ricordo com'è. Condito con l'olio, non mi ricordo che cosa sia. No, non è pesce marinato, non è neanche pesce insalata. È un tipo di pesce fatto a memoria di fettina. Che se riesco, imparo la foto appena riesco, perché non ne ho idea. Non la posso fare oggi. Il prossimo video spesa, anzi, il prossimo, quando avrò fatto la spesa, vi faccio la fotografia e ve la metto in un altro video vlog che chiacchiericcio, ok? Ah, cos'altro volevo dirvi? Ho bevuto un caffèuccio, come sempre Barbara D'Urso, ma vabbè, dettagli. Poi io ho preso un succo di cortisol, ovvero mi ho preso. Cosa mi ho preso? Mannaggia a me. cortisol, ananas e cocco. Al bacio, buonissimo, un tocca sana. Per il mio stomaco, ma anche per la mia psiche, perché tante volte sono stanchissima e non ce la faccio veramente più. Quindi è un rigenerarsi, come quando vado al mare, una rigenerazione di star bene, di appunto sì, di benessere. Quindi ragazzi, vi consiglio Puertasol, ananas e cocco, perché che bello, fantastico. È veramente molto buono quel succo della portosa, ma sono tutti buoni. Però quello là è l'unico che mi è, che non è piaciuto solo a me, è piaciuto anche a mia nonna. Quindi, top, bravo Eurospin e bravo la marca di Portosol, che non so da dove provenga, tutti quegli ingredienti, ma era veramente molto, molto, molto gustoso. E vabbè, e niente. Quindi, cosa dirvi? Oltre al caffè, cosa ho preso? Sì, ve l'ho detto appena adesso. E poi, vabbè, pomeriggio avevo ancora fame, mentre guardavo Terramara oltre a Beautiful, e mi ho guardato, sì, Terramara che era troppo bello, vabbè, un po' malinconico, però mi è piaciuto lo stesso. Poi, siccome vi dicevo che avevo avuto un po' di nuovo fame, e mi ho mangiato un altro po' di quel pesce che era avanzato dal pranzo. E poi ho bevuto un bicchiere d'acqua e ovviamente poi stasera per una bella tisana, se mi va, se no avrò le mie solite goccine che mi fanno addormentare, perché senza le gocce non riesco ad addormentare, ragazza, non c'è niente da fare. Poi a cena stasera mangeremo cavolfiore in umido, molto buono e gustoso, quindi ve lo consiglio se volete fare anche voi il cavolfiore in umido. Non ci vedo niente di male, anzi, è buono, fa bene alla salute. Cos'altro vi era? Ah, quando mi sono docciata stamattina, ne ho usato shampoo e balsamo, come dire, shampoo e balsamo. No, aspettate, no, lo shampoo l'ho usato, ma non ho usato il balsamo, perché tra l'altro l'ho terminato, quindi lo vedrete in un altro nuovo video, prodotti beauty della persona, della cura della persona, o anche in un video vlog. Vediamo poi adesso come voglio strutturare questi video un po', come so dire, sembra che non siano di niente, ma intanto a me piacciono, vabbè, devono piacere anche chi li guarda, però devono avere anche un po', come dite voi, un po' di senso, perché se no chi li guarda? Nessuno. Quindi anche oggi mi sono docciata quasi tutti i giorni, mi ho fatto prima lo shampoo, ma non so se sbaglio a fare prima lo shampoo poi la maschera, perché
ho fatto la maschera. Sì, avete capito, forse ho sbagliato, che ho fatto prima la maschera e poi ho fatto prima lo shampoo e poi la maschera. Non so, per la mia amica che è qui a Palau, che fa la parrucchiera, perché mi aveva detto prima di fare il pre-shampoo, la maschera. No, non mi ricordo più, non me ne vogliate, ma veramente, se c'è una parrucchiera un po' scacciatella, perdonatemi, ma io non mi ricordo più che cosa dovevo applicare per prima, capito? Ecco perché. Capite bene cosa è il problema mio? Che non mi ricordo mai se devo fare prima la maschera o prima lo shampoo. Ditemelo qua sotto i commenti, non siate clementi, vi prego. Poi, aspettate un attimo. Sì, ok. Oh, sta registrando. Scusate se avete la mia spalla, ma volevo vedere se stava registrando. E niente, quindi, no, se avete, mi vedete in pigiama, perché ho preferito così. Questa è pigiama, tra l'altro, di mia madre, quindi top, onore a mia madre, che ovviamente non c'è più in questo mondo, purtroppo, ahimè, mi dispiace, ma devo andare avanti lo stesso, come dice mia nonna, anche per mia madre. E sì, ragazze mie, dovrò, ho capito che li guardate poco perché non alzo la voce, e quando non alzo la voce succede questo, che non mi sentite bene, quindi non è colpa del dispositivo che non va bene, del microfono, sono io che non alzo bene la voce. Vabbè, quanti ce ne saranno per strada che grideranno mentre telefonano? E io che so, chi sono io? Nessuno, per non alzare la voce, quindi che problemi mi faccio io per dover, che ne so, dico alzare la voce, nessun problema mi devo fare, quindi boh, vabbè, sono io che sono strana tante volte, boh, sono curiosa veramente, ma perché questo telefono non vuole stare come dico io? Boh, vabbè, niente, quindi non lo so, sembra che tante volte io lo faccio apposta, ma no, non diciamo cose che non sono vere, diciamo la verità. O mi vergogno, ma non credo, oppure ho paura che mi possano sentire gli altri. Che paura devo avere? Alzo la voce, non lo so. Quindi, se alzo la voce, è già tanto. Di cui sto parlando? Dei videovlog che voglio fare quando esco in giro per Palau, fare la spesa, quelle cose lì. Fare un videovlog, che poi non ci vedo niente di male. Alzo la voce, fammi sentire. Perché il microfono non me lo posso portare perché farebbe, cioè, sarebbe un intralcio. Però se alzo la voce, sarebbe ancora meglio, no? Che ne dite? E niente. Poi domani farò altri video vlog, sempre come questo, ma però farò un altro format diverso dal video vlog che riccio. Magari proverò a fare, che ne so, pulizie o clean with me, pulizie o daily vlog, qualcosa di simile, dove faccio vedere quando pulisco, dove pulisco, soprattutto il prima e il dopo, e come pulito, poi metto a reggere la stanza, vabbè, già avete visto tutte queste robe, e soprattutto faccio vedere che il prima e il dopo di come pulisco. Scusate, voglio vedere se sta registrando. Sta registrando. Sì, che sta registrando. Ok, perché intanto questa telecamera si spegne se si scarica troppo. Quindi niente, cosa volevo dirvi? Scusate se mi lascio l'alterazione, ma ho paura che si possa spegnere il telefono, quindi cerco di stringere se ci riesco. Perché dopo devo fare WhatsApp e bag, ecco perché. Quindi non lo so, ragazze, vediamo un po'. E quindi niente, ragazze e ragazzi miei, sto cercando di fare più videoblog possibili, però guardando anche altre ragazze che vedo su YouTube, tipo Maria Marinella Esposito, anche lei fa questi video bellissimi che non so come faccia a farli così belli, forse perché ci mette più impegno, ancora più impegno di me, quindi ancora più lei top, fantastica, sei grande Marinella Esposito. Poi voglio fare anche video decluttering, perché no, pulizia sulla mia cassettiera dei trucchi, perché l'ho vista fare anche a Matilde Baldi, quindi top, mi piace questa cosa. E niente, ragazze, cosa dire, voglio fare anche video 3, sì, ciao, trucchi, dei video trucchi,
Infatti non dico a regola d'arte, però qualcosa di più portabile per chi non ha voglia di perdere troppo tempo a truccarsi, ecco, una coppia di mezzo. Allora, un trucco voglio fare bello forte, bello strong, bello carico, e gli altri trucchi li voglio fare un po' più leggeri per chi ha poco tempo come me. Quando si alza al mattino. È vero che io perdo tempo a truccarmi, non dico gli occhi, ma il grosso, cioè base, che voi dite che non so fare la base, ma almeno mi risulta, perché tante volte la base off camera la faccio, voi direte, allora perché non la fai anche quando stai registrando? È vero, avete ragione. Prima si fa la base, cremina, fondotinta, correttore, vabbè, il primer non ce lo userò, come fa la, come si chiama? La Elisa My Style, che lei usa come primer correttore, è sbagliato, ma a me il primer mi dà allergia, quindi non posso utilizzarlo. Non è una balla, perché non è una balla, ma non posso utilizzare il primer perché mi dà fastidio. Potrei anche utilizzare un primer di Essence, forse quello mi dà fastidio, ma al momento utilizzo quello che sia in casa e basta così. Poi mascara, blush, illuminante, quello che voglio. E va bene, passa la paura, cosa volete che mi dica? È illuminante. Illuminante io adoro, ragazzi, sono amante illuminante. C'è poco da fare. Poi, cos'altro volevo dirvi? Niente, che i prossimi video vlog li vedrete quando faccio altri video, appunto, fuori da questa sede, cioè della mia stanza. Vi porterà un po' nella mia vita da qui in avanti, non come faccio qua che sono tutta ferma e rinchiusa, ma farò anche piccoli spezzettoni di videoblog, ok? E niente. Quindi, ragazzi, adesso io vi lascio e ci vediamo in un prossimo video, ok? Ciao. Zombie apocalypse.